Buongiorno, io sono Sissi e oggi è il 29 di agosto. Questo è il vlog numero 4, mi pare, del mare. E siamo qui di prima mattina perché sono le 7 e mezza e sono qua nel confessionale del Grande Fratello. In questa posizione mi sento tanto confessionale perché sono qua seduta sul letto con le gambe incrociate. Mi piace questo confessionale. Ok, ma soprattutto perché dobbiamo parlare delle mie malefatte di ieri sera. Raga, vi devo raccontare, cioè, voi non potete capire, non ho filmato 2 giorni, mi sono presa 2 giorni di riposo e non potete capire che cosa è successo, ok? Quindi dobbiamo parlare soprattutto di ieri sera che ho commesso un crimine e poi dobbiamo parlare anche di Boni Pazzeschi. Quindi stamattina iniziamo col botto. Prima che scappi vi faccio, e si spazientisca, vi faccio vedere anche questo babaino. Questo babaino. Oh, buongiorno, amore mio, buongiorno, vita mia. Hai fatto tanta nanna? Hai fatto tanta nanna? Basta, ti sei già stufato. Fatti vedere. Oh, ma come sono bello, dico, ma come sono bello. Basta, basta, basta. Lasciamolo andare per la sua strada. Che se è ormai diventato un bambino grande, è vero? Adesso si è messo qua seduto vicino a me. Ma non divaghiamo. Ieri sera che cosa è successo? Allora, ieri sera sono andata a una festa in piscina, ok? Ma le mie avventure, che qua nell'hotel praticamente c'era la festa, ma le mie avventure iniziano ancora prima con la cena, ragazzi. E allora ho commesso un crimine, ho rubato un piattino ieri sera, però tecnicamente non l'ho proprio rubato perché ho chiesto il permesso. Ok, e ve lo faccio vedere che adesso ce l'ho qui che lo sto usando, l'ho pulito ovviamente, lo sto usando come portagioielli. Cioè, allora mi hanno portato ieri sera, ho mangiato il piatto freddo romagnolo e quindi c'era la piadina con i salumi e c'era questo piattino con sopra il formaggio squacquerone, che è un formaggio tipico della Romagna che è un po' bolle, no? Sembra tipo un po' uno stracchino, ok? Una crescenza, uno stracchino, formaggio del genere che va con la piadina e il salume in questione. E niente, allora mi hanno portato questo piattino qua, io l'ho visto, ho detto, ah, fantastico, un piattino fantastico, no? Allora ho cominciato a dire al camera daddy, io questo piattino lo voglio, è di qua e di là, no? E di solito io le cose le rubo senza chiedere il permesso, però ieri sera mi sentivo particolarmente in vena e quindi gliel'ho chiesto al cameriere, che tra l'altro è un bel ragazzino e dico, aperta e chiusa parentesi, dico è un bel ragazzino perché c'ha la metà dei miei anni e ne sono sicura proprio perché l'altra volta a luglio diceva che aveva fatto la maturità, cioè quindi maggiorenne, maggiorenne, però anche se secondo me non è che li porta male, però io l'ho visto sia vestito da cameriere sia vestito per uscire perché ieri sera l'ho visto e mi ha detto oh, buona serata, volevo dire non vieni alla festa in piscina, vabbè comunque l'ho visto vestito da cameriere, sembra quindi con la camicia eccetera, sembra più grande di quello che è, poi vabbè l'ho visto ieri sera vestito normalmente perché stava uscendo e niente, quindi cioè, li dimostrava i suoi 18 anni. Con la... sì, come Madonna. No, scherzo, non devo neanche pensare a queste cose. Va bene, quindi con l'ausilio del cameriere, gli ho detto, è arrivato a portare via il piatto. Io mi sono presa il piattino, gli ho detto, ascolta, me lo posso prendere sul piattino? Tu non hai visto niente. Gli ho detto, facciamo che tu non hai visto niente. E lui mi ha guardato e mi ha detto, va bene. Allora l'ho infilato nel tovagliolo, me lo sono portato via, poi l'ho pulito ieri sera e niente, questo qua è perfetto, quando facciamo il mukbang col sushi, questo è perfetto per metterci la salsa di soia, raga, è troppo carino. Tra l'altro è manifattura porcellane MP, che cazzo di lettera è questa? MPJ? Che lettera è questa? Non so, leggere il corsivo, ottimo, che capra. Saronno, tra l'altro, Saronno è Lombardia, vicino a Milano. No, non è vicino a Milano, però cioè, Saronno è Lombardia, sono sicura. Quindi, dalla Lombardia, torna in Lombardia questo piattino. Lo sto usando come portagioielli, in questo l'ho pulito, E vi faccio vedere che già tolgo orecchini da zingarella parte 2, poi avevo un parte 3, un parte 4.
Tolgo gli orecchini da zingarella. Questi sono gli orecchini d'argento, argento massiccio, che mi ha regalato l'anno scorso il Camera Dad. Questa volta è veramente l'anno scorso, non a luglio. E li tolgo perché li ho messi ieri sera. Questi sono facilissimi da mettere e chiudere. Guardate che chiusura che c'hanno. Questi non devo sudare per chiuderli. E li tolgo perché li ho tenuti su a dormire e mi danno fastidio. Comunque qualcuno mi deve spiegare che cavolo di problema ho io, perché ieri sera sono andata alla festa in piscina, sono tornata a casa che erano le 2, cioè in camera che erano le 2 e stamattina alle 6:30 ero sveglia. Cioè, non so, io non riesco a dormire ore di fila, non riesco a dormire ore di fila, non lo so. Adesso poi di riaddormentarmi non c'è verso. Pomeriggio devo obbligato, vi faccio vedere i gioielli pazzeschi che ho comprato ieri sera perché c'era un mercatino prima di andare alla festa. Sono andata al mercatino del mercoledì sera. Quindi ho comprato gioielli pazzeschi, ve li faccio vedere oggi dopo pranzo, quindi rimanete con me. Però poi devo fare il pisolino per forza, raga. Obbligata a fare il pisolino perché stasera c'è il concerto di Alborosi, reggae, quindi stasera andiamo al concerto. E quindi devo essere bella carica per il concerto. Comunque, non divaghiamo. Ieri sera poi che cosa è successo? Allora, è successa anche una roba stranissima, perché ero lì fuori dall'hotel che stavo aspettando il mio amico Luca che arrivava alla festa, anche lui, perché tra l'altro c'è cioè, la festa del bar dell'hotel, ma il bar dell'hotel è gestito dai ragazzi buoni, pazzeschi, figli dei proprietari, e quindi era pieno, cioè c'erano tutti i ragazzi di Gioia Marina praticamente, non c'era quasi nessuno dell'hotel e quindi sono venuti tutti del posto, ragazzi del posto a questa festa anni 80 in piscina, quindi era pieno così di ragazzi e ragazze ovviamente, e penso tutti amici, conoscenti, ragazzi del posto di questi ragazzi qua, e stavo aspettando appunto che arrivava anche il mio amico e quindi ero fuori che lo stavo aspettando perché mi ero andata a mettere in terrazza, no? Solo che lui mi ha detto, ah, sto arrivando, allora ho detto, faccio l'ospite di casa, scendo a prenderlo. Ero lì fuori, passa una signora anziana e io non avevo capito che era una mendicante al momento e mi dice... non è che avresti una monetina da 20 centesimi, no? Quindi, vabbè, una che ti dice così, dici, boh, deve prendere qualcosa, gli mancano 20 centesimi, no? O le sigarette che più avanti c'è il tabaccaio. Allora gli faccio, sì, signora, un attimo. Allora ho guardato nel portafogli, vabbè, non ce l'avevo 20 centesimi, gli ho dato 2 euro, no? Sono pezzi grossi, raga. Gli ho dato 2 euro e questa mi dice, ah... Che questa cosa ti porti tanta fortuna, no? E io al momento sono rimasta lì e ho detto: che cosa sta succedendo? E mi ha detto: ah, che questa cosa ti mandi. Grazie, che questa cosa ti porti tanta fortuna. E gli ho detto: e dai, speriamo. E niente, poi dopo quando è andata avanti, che io ero l'interdetta, no? Quando è andata avanti, che ha cominciato a chiedere anche ad altre persone che. Ho capito che era una signora mendicante, però era boh, italiana, non lo so, sì, era vestita un po' a caso, però vabbè, quante volte anch'io esco un po' a caso, no? E niente, quindi vabbè, torniamo al fatto, no? Torno alla entro alla festa, tra l'altro la proprietaria dell'hotel mi ha offerto da bere perché cosa succede sabato, che sarà l'ultimo giorno dei vlog, devo cambiare la camera, quindi lascerò la mia cameretta. Ok, perché per delle cose devo cambiare la camera e mi mandano in una doppia per l'ultima notte, per la notte tra sabato e domenica, che poi domenica mattina partiamo. Uno sbattimento assurdo, raga, perché devo chiudere le valigie il giorno prima, devo cominciare a fare qualcosa domani già che venerdì, perché sennò, cioè sì, devo fare qualcosa venerdì per forza, perché sabato mattina devo trasferirmi nell'altra camera, quindi ci sarà un tour di un'altra camera sabato. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto per non perdervelo. Quindi mi ha detto: dai, vieni stasera alla festa che ti offro da bere perché ti faccio fare gli sbattimenti di qua e di là, no? Allora sono andata, era lì, ho fatto: ti aspetto, vieni, mojito. Niente, raga, bicchiere.
C'era praticamente suo figlio che lei gli ha detto: ascolta, questo non farglielo pagare, che glielo offro io. E allora lui mi ha detto: guarda, questo bicchiere che ti faccio il cocktail dentro, dopo se vuoi te lo puoi portare a casa. E io, nella mia testa, tanto vuoi o non vuoi, me lo sarei preso lo stesso. E quindi è il bicchiere del bar dell'hotel, che si chiama Selvatico. E vedete, c'è tutta un'anatomia di una tavola da surf. Infatti si chiama Selvatico Surf Bar, di questi boni pazzeschi. E qua dice Igea Marina, dice sul bicchiere, poi dice turn, drink and repeat. Turn è la cannuccia, drink and repeat, prendine un altro. Tra l'altro c'è uno squalo dentro nel cocktail, è troppo figo. Scusate che c'è dentro ancora un po' di menta, perché tra l'altro l'ho sparata via quella che rimaneva dentro, ma non l'ho ancora sciacquato. E dopo sciacquerò anche questo. Quindi mi sono guadagnata pure un bicchiere, ho guadagnato un piattino, un bicchiere ieri sera. C'era un buono, raga, c'era un buono che mi piaceva, però non ho fatto niente. E non lo so, spero di trovare. Se stasera, allora, se stasera è un segno del destino che lo trovo al concerto, gli parlo, giuro. Ok? Che tra l'altro avevo già il pretesto giusto per parlargli, ok? Perché aveva su una maglietta degli Ultras, no? E quindi io sarei andata lì, l'avrei preso, avrei guardato la maglietta. E gli avrei detto: Ultras di che cosa? No? E quindi comincia il discorso. Solo che non ho fatto niente. Poi è arrivato il mio amico Luca, che c'è anche lui, si è messo a mettermi tarlo in testa, no? Perché gli ho chiesto: ma quello lì sai chi è? Lui mi ha detto: sì, mi ha detto il nome, cioè il soprannome, che io infatti dico: cazzo, dimmi il nome completo che lo vado a stalkerare. Però vabbè, poi dopo ho aggiunto: ma sì, non vedi com'è alto, questo qui ti sorpassa di qua e di là. Gli ho detto: a me mi piacciono i ragazzi alti, no? E comunque non è la prima volta che dice queste cose, perché l'altra sera gli stavo facendo vedere uno che mi ha mandato il like su Dating, no? Da casa, che ce l'ho lì a marinare, e gli ho detto: guarda questo qua che mi ha mandato il like. E ho detto: quando arrivo a casa mi sa che lo contatto, no? E gli ho fatto vedere e mi dice: questo qui, guarda com'è bello, mi dice, questo te lo fregano, questo è gettonato, te lo fregano. Cioè, mi sono presa male, perché ho detto: cavoli, già ci pensa il mio cervello ad autosabotarmi, no? Se mi faccio pure condizionare da quello che dice lui, e non parla perché è geloso, perché c'ha la ragazza, la conosco, eccetera, tutto quanto. Quindi ho detto: non posso, cioè già c'ho il mio cervello che mi faccio autosabotare. Che infatti ho detto: quando arrivo a casa devo assolutamente a lavorare sulla mia autostima, perché non posso, già ci penso io a dire: ah no, questo è troppo bello, io sono un salamino di qua e di là, no? Quindi invece no, invece dovrei buttarmi lo stesso. Infatti, cioè, sto leggendo un libro che l'eroina del libro è un'assassina, e quando c'hai momenti di difficoltà, di paura così, dice: sono, com'è che si chiama, Kalina Sardotien, e non avrò paura. Ok, quindi si ripete questo mantra qua: sono Kalina Sardotien e no, non ho paura. E io dovrei anch'io dirmi, adesso ci ho pensato stamattina 6:30 quando mi sono svegliata: sono Sissi Cattaneo e mi merito un bono pazzesco. Oppure: sono Sissi Cattaneo, sono favolosa e mi merito un bono pazzesco, così per autoconvincimento, no? E niente, quindi stasera, se lo trovo al concerto, perché secondo me un po' di vibe reggae ce l'ha questo qua, secondo me potrei trovarlo al concerto. Stasera, se lo trovo al concerto, io gli parlo, ok? Giuro, giuro, croce sul cuore. E niente, non lo so. Ah, mi sono dimenticata di dirvi un'altra cosa e poi la smetto, perché sto già parlando da troppo tempo. Però, raga, stanno succedendo un sacco di cose che vi devo dire. Praticamente ieri eravamo fuori prima di andare alla festa, ok? Quindi sono uscita un attimo con i miei a fare il giro con Raul, a fare la passeggiata. Poi loro sono andati a dormire, io sono andata a fare la mia serata. Abbiamo trovato qua a Igea Marina
Una signora che abita nel mio palazzo. Che infatti, cioè, l'abbiamo trovata, e questa qua è una signora anziana, è vedova, è venuta con la sua amica, viaggio organizzato, ok? Viaggio organizzato dall'agenzia, quindi sono venute col pullman, eccetera, hanno hotel e spiaggia compresi. Tra l'altro sono, cioè, voi adesso mi dovete dire il destino se non sono le cose, cioè, le cose non sono a caso, ok? Cioè, a me mi scoppia il cervello quando penso queste cose. Praticamente sono nella spiaggia del mio amico bagnino, ok? Che infatti quando lo vedo glielo devo dire, o se no dopo gli mando un messaggio e glielo dico, gli dico guarda che sta signora qua, che tra l'altro si chiama Cattaneo come me di cognome, dovrebbe venirgli un po' un'intuizione, no? E ho detto guarda che c'è qua questa, gli dirò, c'è qua questa signora che è del mio palazzo, trattamela bene, eh? E niente, l'ho trovata qua. Che tra l'altro fa, eh sì, a maggio siamo andati con il tour organizzato, no? A maggio siamo andati in Sardegna a fare il tour della Sardegna, adesso ci hanno mandato qua con l'agenzia. Io lì ho detto, cavoli, devo parlarci con questa signora perché anch'io voglio andare con gli anziani a fare, cioè, organizzano tutte queste cose, io che sono sola posso approfittarne e andare a fare tipo il tour organizzato della Sardegna a maggio con i pensionati, no? Un sacco di contenuti potrei fare. Poi io faccio amicizia con tutti quanti, soprattutto con i pensionati. Va bene, comunque adesso ho già parlato per troppo tempo. Se non vi siete stufati, mandate un emoji con la conchiglia, se esiste. Col piattino. Comunque adesso mi preparo. Vado, aspetto, cerco di rilassarmi un attimo. Vado a fare colazione. E poi dopo partiamo con questa giornata. E poi ci sono i gioielli pazzeschi da vedere. Quindi non andate da nessuna parte perché ci sono gioielli pazzeschi da vedere. Vedete che già lì c'è uno spoilerino che c'è un sacchetto con una S di Spadarella. Gioielleria, raga. Argento massiccio. E quindi ci vediamo dopo. Vi faccio vedere prima di andare a colazione com'è la situazione stamattina, un'altra giornata stupenda, cielo limpido. Veramente questa settimana stiamo trovando un tempo bellissimo. Solo l'altro giorno ha fatto il pomeriggio coperto, che infatti dopo vedrete una clip perché vi faccio vedere il libro che ho iniziato a leggere e quindi vedete che è nuvoloso, ma è l'altro giorno. E niente, vi faccio vedere che c'è già il mio bagno, che è questo qui rosso, e c'è già il bagnino che sta sbaraccando un po' la spiaggia perché siamo a fine stagione e a me mi fa morire perché secondo me non vede l'ora che ce ne andiamo via tutti quanti perché comincia gli ombrelloni che non sono utilizzati li porta via, no? E comunque, siccome ho ricevuto un po' delle critiche per persone che mi dicevano: ah, come fai a stare così lontana dal mare? Raga, io ho l'ombrellone, aiuto, c'è una vespa. Io ho l'ombrellone in terza fila e vedete che comunque la spiaggia non è lunga, quindi sono vicinissima al mare. Sinceramente non stiamo proprio in prima fila perché poi davanti passano le persone che camminano e mi dà fastidio. Quindi preferiamo stare comunque davanti, ma un pochino dietro, cioè la terza fila è ragionevole. E niente, quindi questo è quanto. Questo è il mio bagno, molto tranquillo, devo dire la verità. E sta già appunto sbaraccando per settembre. Oggi siamo al 29 di agosto, quindi siamo proprio a fine stagione. Il mare è calmo, il cielo è blu, un'altra bellissima giornata. Eccoci qui con la colazione. Stamattina ho famina, ragazzi, quindi partiamo con i dolci. C'è un saccottino non ben specificato, non so se è vuoto o dentro c'è qualcosa. Poi c'è questa torta che è molto particolare perché è una torta al cocco menta, quindi c'è cocco, menta e sopra c'è anche del cioccolato, ma l'avevo già assaggiata, forse l'avete visto sulle storie di Instagram, ma è molto particolare ed è molto buona, bella fresca. E poi la crostata all'albicocca. Le torte qua sono tutte fatte in casa e poi ho preso le cose per fare il toast. Tra
tra l'altro, quando oggi ho preso il pane dei toast, e infatti mentre ero lì a far tostare il pane, ho mandato in cortocircuito la macchinetta, cioè nel senso è saltata la corrente, però proprio nel momento in cui c'ero lì ho il tostapane. Coincidenze? Io non credo. E poi abbiamo il latte, allora sto bevendo il latte freddo, vedo che non mi dà disturbi, quindi mi piace, ottimo. Buon appetito, buona colazione e buon inizio di giornata. Stamattina, prima di scendere in spiaggia, voglio andare dal ragazzo dove ho preso le ciabattine l'altro, nel primo giorno, per vedere se c'è una fascia bandana da mettermi, perché col cappellino mi sembra che ho la fronte più chiara del resto del viso, ok? Quindi ho bisogno di mettere qualcosa per coprire qua la cute, perché sennò mi scotto col sole, però che non mi copra il viso, perché sennò divento di due colori e non va bene. Quindi vado da questo ragazzo qua, che è stato veramente molto molto gentile l'altra volta, e voglio portargli i soldi ancora, quindi vedete che essere gentili il cliente ritorna. E niente, io ce l'ho questa fascia qua bandana a casa, però ovviamente, perché ce l'ho tutti gli anni nella borsa della spiaggia, quest'anno non si sa come mai io ho deciso di toglierla, e quindi tocca spendere i soldi un'altra volta, vabbè, per quello che sarà, penso che sarà 2-3 euro, non lo so, adesso vediamo se c'è, se no mi tocca andare dagli indiani, però preferirei se la trovo da questo qui, perché è veramente molto molto gentile. Vi faccio vedere. Ed il negozio è questo, si chiama Marina Bay. Adesso vediamo. Alla fine sono andata dagli indiani perché il ragazzo lì del negozio non ce l'aveva. Ho preso questa, fatta così, adesso la proviamo insieme, 2,50 euro, ci sta. Raga, ho fatto un errore, ho sbagliato a prenderla, cioè guardate com'è alla fine, perché era chiusa dentro nel pacchetto, non la vedevo. Cioè guardate com'è, è una fascia così, non è una fascia che si apre a bandana. E quindi adesso non so cosa fare, cioè io me la proverei anche, però secondo me non va bene perché è troppo stretta, cioè a me mi serve che mi copra la testa. Non so se andare indietro a... sì, vedete, questa è proprio una fascetta così. Non so se tenermela o andare indietro a vedere se me la cambia. Cioè io andrei, perché ho staccato il cartellino, ovviamente, io andrei indietro a vedere se me la cambia, se non me la cambia sono 2,50 euro, raga, se no invece se me la cambia meglio così. Adesso vado subito, prima di andare a fare la passeggiata. Me l'ha cambiata l'indiano, alla fine è stato gentilissimo anche lui, l'ho presa così, perché vedete che a me mi serve che sia un po' larga sopra per coprirmi la cute, e adesso la proviamo. È stato gentilissimo, ha capito che avevo fatto la cazzata e niente, l'ho presa verde perché tanto io ho un sacco di robe verdi, come potete vedere tutta in tinta praticamente, anche se è un verde diverso. Adesso la mettiamo, sembro la nonna Maria, però vabbè, va bene comunque, così almeno riesco a, cioè non ho la fronte bianca. Ok, ottimo, possiamo partire e andare a fare la nostra passeggiata. Stamattina l'acqua è molto bella, come potete vedere. Io sono in passeggiata e non vedo l'ora di tornare perché fa già caldo. Quando torniamo facciamo il bagno. Comunque è veramente molto molto bella, non c'è traccia di mucillagine, è veramente stupenda. Non fatevi fregare dal fondale che è un po' scuro, però l'acqua è bella pulita. Raul è in braccio, è già stufo di camminare. Comunque siamo arrivati sul molo, il mio posto preferito. Questa vacanza ancora non ve l'avevo fatto vedere, cioè guardate oggi che giornata fantastica che è, pazzesco. Di là c'è Bellaria, c'è il molo di Bellaria, questa è Bellaria, mentre di qua vediamo che c'è Igea con la sua ruota, la ruota di Igea Marina. Poi abbiamo i campetti da beach volley. Eccoli lì, c'è un pezzettino di spiaggia libera, ma qua è proprio piccola perché la spiaggia libera più grande è dall'altra parte in fondo al paese,
dalla parte di Torre Pedrera, non dalla parte di Bellaria. E niente, abbiamo i campetti da beach volley, poi qua c'è il Polo Est, che alla sera fanno musica, eccetera. E lì dove ci sono queste costruzioni, stanno costruendo appunto, ci sono le tribune, non so se vedete bene, io vedo poco perché c'ho il sole in faccia. Sì, comunque si vedono le tribune perché settimana prossima ci sarà un torneo, penso... Il campionato italiano, suggerisce il Camera Dad, cioè il campionato, fanno il campionato italiano di beach volley e quindi stanno montando, c'è cioè il trattore, stanno montando le tribune, le cose, la casetta per la stampa, credo, e quindi c'è un po' di fermento. Comunque c'è ancora abbastanza gente, eh? E il tempo è stupendo, veramente. Cioè, guardate l'orizzonte, guardate il sole come brilla sul mare. Wow. Lascialo andare. Paura. Lascialo andare. Vieni qua, vieni qua. Vieni, vieni. Vieni. Bravo. 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 Allora, oggi per pranzo vi faccio vedere quello che hanno preso i miei, che sono questi che si chiamano canadesi e sono tipo delle lasagne in bianco, vedete, hanno i funghi, il prosciutto, la besciamella, eccetera. Mentre io proseguo la pasta alla cura del ragù, però è un po' diversa perché questa si chiama pasta petronio ed ha il ragù e poi ha anche i funghi porcini dentro. Buon appetito! Allora, vi dico che questo è gigantesco, è il secondo di mia mamma ed è una mattonella, veramente, una mattonella di zucchine, vedete che sono zucchine, penso grigliate a strati con pomodoro e mozzarella. Mentre io e il Camera Dad abbiamo preso i gamberoni al sale di Cervia, quindi qua a chilometro zero, e sono anche agrumati a quanto pare, agrumi e sale di Cervia. Poi sono accompagnati con le patate e i fagiolini. Questi adesso sono tutti da pulire, aiuto, e buon appetito, facciamo una bella scorpacciata di pesce. Era talmente buono che mi sono dimenticata di farvelo vedere. Comunque ho concluso il pasto con il sorbetto al limone, lo vedete in tutti i video, quindi sapete già com'è. Che bella scorpacciata di gamberoni che mi sono fatta, raga. Allora, prima di andare a fare il pisolino, siamo pronti per vedere un po' di gioielli pazzeschi? Allora, io inizierei col botto e inizierei a scartare, a fare l'unboxing. Stavolta non aspettiamo di arrivare a casa per fare gli unboxing, lo facciamo qua. Spadarella. Vi avevo detto che vi avevo fatto vedere che avevo già preso questo bracciale, sempre di Spadarella. Ok, lo vedete qui con le pepite d'argento e i nodini, e questo bracciale l'avevo preso nella vacanza di luglio e l'avevamo comprato uguale io e il Camera Dad. Ok, benissimo, e ora ne ho preso un altro. In realtà volevo anche la cavigliera di Spadarella in argento, solamente che da Carabini, perché sono andata ancora nella gioielleria Carabini qua di Gia Marina, Non ne teneva di, appunto, di cavigliere di Spadarella, quindi boh, vediamo poi per l'anno prossimo. Per quest'anno va bene così, vediamo per l'anno prossimo. E che cosa ho preso? Ho preso sempre un bracciale con pepite d'argento, sempre con le stesse pepite d'argento, così un po' a quadrettino, butterate, ma non hanno i nodini, sono tutte pepite d'argento. Ve lo faccio vedere, questo però non lo indosso adesso, ma lo metterò quando sarò a casa. Vedete, questo è tutto argento, sono tutte pepite di argento, molto bello, bellissimo veramente. Vediamo, no, non riesco a infilarlo così, dovrei aprirlo. Allora, la questione del fermaglio, questo qui mi sono assicurata che avesse appunto la chiusura con il cuoricino. Vedete? Sì, la vedete, la chiusura col cuoricino. Mentre nell'altro braccialetto che avevo preso a luglio, quello del Camera Dad aveva la chiusura cuoricino, mentre quell'altro, il mio, aveva appunto la chiusura con il tondino. Allora, ne abbiamo parlato di questa cosa. Ovviamente non me lo può cambiare perché l'ho indossato. Ok, però mi ha detto in futuro, se vuoi farlo rinfilare,
ok? Perché magari si allentano i nodi, eccetera. Costa 5 euro a farlo rinfilare e chiedi se ti cambiano appunto la chiusura. E mi ha detto non c'è nessunissimo problema per cambiare la chiusura. Hanno fatto la questione della chiusura così a cuore, ok? È perché originariamente aveva la chiusura con il tondino, come quella che ho io. Quindi io ho ancora un modello vecchio. Man mano che stanno smaltendo i modelli vecchi, arrivano i modelli nuovi che hanno appunto la chiusura a cuoricino. Perché la chiusura a cuoricino? Per differenziarli dalle imitazioni. Qui ci sono in giro un sacco di imitazione di questi braccialetti, perché veramente in Romagna tutti ce l'hanno. Lo Spadarella ce l'hanno tutti, ok? E quindi fanno un sacco di imitazioni e siccome già per non cadere nell'imitazione, già sulla chiusura c'è, vedete che da una parte c'è scritto riccione, ok? E dall'altra c'è scritto spada. Per Spadarella. Oltre a questo segno distintivo, hanno deciso appunto di mettere anche il cuoricino. Comunque, questo è veramente bellissimo. Queste sono tutte pepite d'argento e sono favolose. L'ho pagato 54 euro, me l'ha lasciato 52 perché qua mi fanno tutti lo sconto delle cose senza neanche chiedere. Ok, poi sa che sono cliente abituale, quindi mi ha fatto lo sconticino. Poi ho proseguito lungo il viale, c'era appunto il mercatino del mercoledì sera e ho preso altre cose sulle bancarelle, cose un po' meno. Sentite il rumore perché c'è Raul qua sotto che sta sgranocchiando, sta mangiando. Ho preso, vabbè, cose non di gioielleria, però cose carine. Mi sono fatta fare questo portachiavi. Vedete, c'è scritto Raul con la luna. È un portachiavi combinato con appunto con le scritte. Ok, voi vi potete far scrivere tutto quello che volete. Io ho deciso di far scrivere Raul e poi appunto c'è questa luna. C'è questa luna bellissima. Ho messo il ciondolo con la luna e questo penso che lo attaccherò, non lo so, alle chiavi di casa. Perché alle chiavi della macchina ci ho già attaccate un sacco di cose. Oggi non riesco a parlare, non so, sono stanca probabilmente. Quindi penso che lo attaccherò appunto alle chiavi di casa. Poi andiamo avanti. Ho preso due braccialetti, sempre perché appunto mi si stanno spaccando un po' tutti questi braccialetti da questa parte. Vedete come me ne sono rimasti pochi. Di solito ne avevo un sacco. Quindi non sono bracciali con pietre, ma sono cristalli di Boemia, credo. Cristalli di Boemia e sono veramente scintillanti. Se poi li vedete sotto i faretti, sotto il flash, sono veramente scintillanti. Sono così e li ho presi appunto da mettere nel mucchio. Ok, ce n'è uno argentato, sembra quasi un ematite, ma sono cristalli, non sono. Appunto, cristalli di Boemia, credo che si chiamino. Mi sembra di aver letto sul cartellino. Sono piccoli, piccoli, le pietrine sono piccole, piccole. Infatti, bisogna stare attenti a non tirarli troppo perché secondo me questi si rompono facilmente e quindi andranno cristallini in giro dappertutto. Quindi, appunto, ce l'abbiamo così argentato e poi ce l'ho violetto. Ok, questo violetto molto, molto carino. Li metto, questi me li metto già. Ok, quello di Spadarella però lo metto a casa, lo comincio ad indossare a casa. E anzi, non vi ho neanche fatto vedere più o meno come sta sul braccio, però vabbè, poi me lo vedrete indossato. Ok, così è la vestibilità. Bellissimo, veramente. A me queste pepite d'argento mi fanno impazzire. Io non ce n'è, io vibro con l'argento, raga, cioè io ho bisogno dell'argento addosso. Parlando di un altro metallo che non è l'argento, che ho trovato sulle bancarelle, sto impazzendo per gli orecchini, raga. Però ho preso due paia di orecchini simili agli orecchini da Zingarella che vi ho fatto vedere. Adesso li tiriamo fuori, quelli che avevo preso alla Fiera dei Minerali. Così facciamo proprio un confronto perché mi piacevano un sacco, ok? Questi qui per intenderci, questi sono la versione dorata, poi ce li ho anche così, che non sono chiusi,
quindi non riesco a farveli vedere bene, sono aperti. Questi hanno una chiusura, cioè ragazzi, questa chiusura qua vi fa sudare a metterla, ok? Quindi quando ho visto questi con questa chiusura, allora ho preso questi che sono più grandi, ok? Però sono simili, vedete che sono comunque simili, solo che sono più grandi. E poi ho preso questi che sono più piccoli, ma sono anche loro molto molto simili. Forse sono un po' più chunky, sono un po' più cicciotti. Sì, sono un po' più cicciotti. Ok, però sono comunque simili e hanno la chiusura come piace a me. Cioè, una chiusura facile, ok? Vedete? Questa chiusura facile qua. Tac, e si chiudono. Questi non dovete sudare. Io direi che adesso li proviamo insieme e così decidiamo quali mi metterò stasera, ok? Per andare al concerto reggae, perché ci servono un po' di degli orecchini un po' da zingarella per andare al concerto reggae. Quindi adesso me li metto off camera e poi me ne metto uno da una parte e uno dall'altra e scegliamo il vincitore per stasera. Eccoci qua, 8 ore dopo, raga, io sono troppo impedita con gli orecchini, cioè non so che problemi ho, ma non ho manualità di mettere gli orecchini, dopo mi faccio male i buchi e dopo dico, ah, mi fanno male gli orecchini, invece sono io che... Allora, sono molto belli tutti e due, questo mi allunga un po' il viso, questo invece fa un po' effetto così, non lo so, sono molto belli tutti e due, penso che però metterò questi qua lunghi stasera. Vediamo anche con i capelli sciolti, cioè prima ve li faccio vedere così, ok? Li ho tirato anche sui capelli così vedete meglio. Allora, questo è uno, ok? E questo è l'altro. Molto molto carini, vediamoli con i capelli sciolti. Zingarella. Sì, penso che metterò questi stasera. Metto un vestito marrone. Penso che metterò questi, sì. Però sono molto belli anche questi, molto carini. Però questi sono un po' più... mi allungano un po', ok? Col cappello, perché poi terrò il cappello sciolto, sicuramente. Quindi metterò questi, sicuramente. Molto, molto carini però, eh? Sì. Molto, molto carini. Ottima scelta, Sissi. Bene, allora, questi... questo è tutto quello che ho preso ieri sera sulle bancarelle. Domani mattina ci sarà il mercato, quello grande, del venerdì. Ok, io sono già in paranoia perché devo assolutamente trovare il pigiama. Un pigiama uguale a quello che ho preso l'anno scorso, a settembre. Lungo, quindi. Manica lunga e pantalone lungo. Anche se fa ancora caldo, io voglio sperare che inizino a mettere qualcosa di autunnale. Quindi voglio, sono qua che sto incrociando le dita e pregando tutti i santi che domani ci sia questo maledetto pigiama al mercato. Perché è uguale, identico a uno dei pigiami che vendono da H&M. Comunque nei negozi si trovano quei pigiami lì. Solo che per dirvi, da H&M costa 30 euro, qua l'anno scorso l'avevo pagato 15, la metà. Quindi mi sono già mangiata le mani per non averne preso un altro, per non averne preso un altro già l'anno scorso. Quindi incrociamo tutte le dita per me che io riesca a trovare questo benedetto pigiama. Poi se comprerò qualcosa al mercato lo vedrete nel vlog di sabato, che sarà il vlog dell'ultimo giorno. Quindi oltre a questo vlog ce ne sarà poi un altro della vacanza. E ora... vado a riposarmi un pochino perché stasera devo andare al concerto e stanotte ho dormito poco, ok? Va bene, cerco di andare a riposare. Non so se si vede bene, sì, penso di sì. Comunque ho iniziato, sto iniziando a leggere questo libro, questo nuovo libro, Il Trono di Ghiaccio, sempre di Sarah J. Maas, la mia autrice preferita della corte di Rose di Spine. Ha fatto anche questa saga, quindi sono qua col mio stecchino di liquirizia pronto da ciucciare e inizio questo nuovo libro. E si può essere qua così, con un raulino... addosso, seduto addosso. Meno male che oggi non c'è il sole, quindi è coperto, se no mi veniva un'abbronzatura a forma di chihuahua. È vero? Sì, che bello, amore, amore mio. Inquadrature di fortuna come al solito. Anguria, sono le 4:30, merendina.
è succosissima. Ok, siamo arrivati al momento più atteso del vlog. No, forse il momento più atteso sono i pasti, non lo so. Comunque siamo arrivati al momento dell'outfit. Io sono sempre qua in posizione squat, faccio un po' di allenamento perché alla fine il treppiedi non l'ho comprato e quindi sempre inquadratura un po' di fortuna, però è andata bene così questa vacanza. E per il trucco di stasera, raga, siamo arrivati al punto della vacanza, come al solito, in cui io non c'ho più voglia di truccarmi praticamente, quindi ho fatto sempre il mio solito trucco con la matita numero 14 di Kiko, che mi salva la vita tutti i giorni praticamente quando non ho voglia di fare nulla. Matitone eyeshadow in stick numero 14, questo marrone un po' scimmerino, ve lo mettete, sfumate un attimino e il gioco è fatto. Tra l'altro mi si è pure staccata la punta, quindi devo stare bene attenta. Ho detto non abbandonarmi anche tu in questa vacanza, perché cioè, sta diventando una sopravvivenza praticamente. E quindi niente, siamo arrivati anche al punto della vacanza nel quale ho le labbra devastate dal sole, dal mare. Infatti sono belle perché sembrano belle gonfie, però mi fanno anche male. E infatti ho messo il lip oil, no, il fat oil, scusate, il fat oil di NYX, il numero 3, no filter needed, quindi non abbiamo bisogno di filtri perché siamo favolosi, che il fat oil di NYX è molto molto idratante, lo vedete che è bello. È bello denso e mi idrata, purtroppo è colpa del sole e del mare. Io vorrei poter dire che mi fanno male le labbra perché ho limonato troppo, ma in realtà è per colpa del sole e del mare, per colpa mia che ho lo stick protettivo e non me lo metto, quello di Pitsbuin, che tra l'altro costa pure, non me lo metto e quindi mi pago le conseguenze. Allora, gioielli pazzeschi, ho messo gli orecchini, quelli che abbiamo scelto pomeriggio insieme, ok? Secondo me con l'outfit sono proprio appropriati, sono da zingarella, molto boho per il concerto di stasera. Poi ho messo il mio turchese Arizona da questa parte, perché questo tocco di blu con il marrone secondo me ci sta da Dio. E da questa parte ho messo l'anello pazzesco nuovo, quello in argento che ho comprato in questa vacanza, e l'ho abbinato a baby boa. Secondo me stanno molto molto bene insieme, quindi è un buon abbinamento da sostituire al granato, l'anello con granato che metto di solito. Posso fare un pompa. Passiamo all'outfit, anzi no, mi devo tirare su raga, non ho voglia, quindi scegliamo prima il profumo. Io direi che con questo outfit l'ambra è appropriato, direi anche come fragranza per andare a un concerto reggae, a mischiarmi con la cannabis e tutto quanto, e il patchouli eccetera che ci sarà stasera. L'ambra Luxury Amber è appropriato, quindi aggiudicato. Lo sto mettendo tanto quest'estate, questo profumo mi piace molto. E mi tiro su, raga, mi fanno male le ginocchia, madonna mia, non c'ho più l'età, raga, per stare così per terra. Allora, outfit, questo l'abbiamo già visto varie volte, vestito al ginocchio, ok, lo vedete? Credo di sì, spero di sì. Vestito al ginocchio marrone di H&M di qualche anno fa, con spallina abbastanza stretta. Sopra caftano di Primark dell'anno scorso, credo, ok. Io gli outfit, come sapete, quando trovo qualcosa che mi piace li metto e li strametto fino a che non sono rotti, praticamente, fino a che non mi stufo, fino a che non sono rotti. Quindi questo outfit l'avete già visto. Come al solito sotto i vestitini ci metto i miei pantaloncini antisfregamento, modellanti eccetera. Questi sono quelli di Primark, ma arrivano su fino a qua, quindi sono dentro bella stretta. Raga, non soffrite, quest'anno questo discorso non l'abbiamo ancora fatto, però è sempre da fare. Se avete lo sfregamento delle cosce, non soffrite, mettetevi il pantaloncino, non state lì a... cioè, se trovate degli stick buoni, ok, io non trovo mai stick creme buone che mi soddisfino, quindi
prendo due piccioni con una fava, metto il pantaloncino che mi contiene un po' queste forme abbondanti, ok? Mi contiene un po', mi dà un po' una forma sinuosa del corpo e in più mi protegge anche dallo sfregamento, perché se vi viene l'arrossamento fate le vacanze sono finite perché vi fa malissimo e non sapete più come fare, ok? Quindi non soffrite, adesso mi metto in ginocchio, non soffrite per apparire a chi, che tanto non si vede niente, ok? E vabbè, lo facciamo sempre questo discorso, sarete anche stufi, per chi mi segue, sarete anche stufi di sentirlo. Tanto adesso li vendono in tutti i negozi questi pantaloncini qua, anche da intimissimi, quindi è una roba sdoganata, è una roba normale, Sissy Kardashian, Skims, tutto quanto, quindi è normale, raga, va pure di moda e cool. Va bene, penso di aver detto tutto. Adesso vado a cena, raga, e poi dopo stasera andiamo al concerto. Non credo che vi faccio qualche ripresa sicuramente, ma dovrò metterci musica a caso, perché per i copyright, eccetera, se no qua YouTube ci mette una croce sopra. E niente, vado al concerto, forse viene anche un mio amico, però deve farmi sapere perché lui lavora e deve vedere un po' com'è la storia. Quindi mi ha detto se riesco vengo, se no ci vediamo domani. Quindi io gli ho anche chiesto se vado da sola, se è pericoloso, se è un problema di qua di là. Perché, allora, questo è un locale che io non ci vado da parecchi anni, in questo locale. Quindi non so, è un posto sulla spiaggia molto bello dove fanno i concerti, c'è un palco molto grande, vengono anche grandi nomi, settimana scorsa c'è stata Rose Villain, quindi è un palco molto importante, è sulla spiaggia e... Ah, infatti ho messo le ciabattine quelle, adesso le faccio vedere, ho messo le ciabattine queste qua, quelle stile Birkenstock così, che sono belle già consumate. E se me le voglio togliere sulla spiaggia non, è facile, insomma, è facile, non le rovino. Quindi niente, stavo dicendo, da un po' di anni che non ci vado, un palco molto, molto importante, insomma, e quindi volevo capire com'era un po' la situazione, però dato che è una serata reggae ed è una serata che costa, anche c'è il biglietto, quindi sono più di 20 euro il biglietto, tra parentesi, aperto e chiusa parentesi, spero proprio che ci sia la consumazione dentro nel biglietto. E niente, quindi non credo che ci siano ragazzini Gentaglia, Maranza in giro, in Maranza, ok? No, perché più che altro, cioè di solito la gente mi lascia in pace, ok? Però ho paura, a volte ho paura di essere derubata, capito? Magari tiri fuori il telefono per fare due riprese, due foto così, passano, cioè... sono cose che, non so, paure che mi vengono ogni tanto e quindi niente, quindi mi ha detto sì che l'ambiente è tranquillo, soprattutto in queste serate reggae così la gente è molto tranquilla, infatti lo so, e, cioè nel senso penso che sia un po' come da noi, poi col fatto anche che c'è da pagare il biglietto, insomma, penso che la gente sia un po' selezionata. E niente, quindi stasera vado, mal che vada sono da sola, se no, cioè devo pensare che è una cosa normale che io ci vado a casa, queste cose da sola, i concerti da sola, quindi è normalissimo che io vada e niente, sto facendo un po' di autoconvincimento, sarà una bella serata, una bella esperienza da fare, Alborosi quando ti ricapita di vederlo al mare, un concerto reggae sulla spiaggia, cioè è una roba proprio da fare, quindi non è il momento di farsi venire le paure, ho già caldo con questo coso qui, quindi penso che, non so se a cena me lo porto, me lo metterò stasera per uscire, perché alla sera, soprattutto quando si fa una certa ora, comincia un po' a sollevarsi l'arietta e se siamo sul mare, un po' di umidità, un po' di aria, secondo me qualcosa per coprirmi ci vuole, come questa 85enne così in forma come me. E niente, ho già parlato tantissimo, questo video durerà le ore, lo so già, e niente, ci vediamo a cena e io intanto come al solito vi saluto e vi ringrazio, perché poi vabbè ci sarà la cena e le riprese del concerto, quindi vi saluto e vi ringrazio, come al solito vi rinnovo il fatto di iscrivervi se non l'avete ancora fatto e grazie per tutto il supporto che mi date, perché siete veramente
fantastici tutti quanti, tutte le persone che commentano, che mi lasciano un commento positivo, per fortuna sono tanti, e niente, mi fa sempre veramente molto molto piacere, infatti mi fa piacere anche dedicare il tempo per rispondere a tutti quanti. Anche se, come vi dico, prima volte arrivano le mie risposte ad orari improbabili perché non ho tempo, raga, e spesso e volentieri quando mi sveglio presto al mattino rispondo. Quindi se vi dà fastidio mi dovete sopportare ancora per pochi giorni che faccio questa cosa, perché poi quando torno a casa non vi disturberò nelle prime ore della mattina. Vado a cena. Stasera a cena abbiamo due piatti di antipasti. E quindi va bene così. Abbiamo le fettine, ve lo faccio vedere di qua per comodità, abbiamo delle fettine di carne tipo arrosto, crostini di pane con le verdure, rapanelli, sardine che non ci piacciono e frittatina con il pomodoro. Vediamo già appunto il menù di domani. Abbiamo risotto con spinaci e gamberi, pasta 3B, panna, piselli, prosciutto, pasta con limone, panna e prosciutto crudo, mi ispira molto, quindi prenderò questa, credo. Pasta al pesce bianco e verdurine. Fritto misto ancora, wow, fritto misto per tutti. Poi vabbè, ci sono tutte queste altre cose. E alla sera, apericena, buffet romagnolo, wow. Peccato che domani non vloggo, cavoli, per farvi vedere queste cose. Però magari faccio vedere su Instagram, quindi seguitemi anche lì. Che ho fatto la cartellina Igea Marina 2024, quindi ci sono tutte le stories della prima vacanza di luglio e anche tutte quelle di adesso, di fine agosto, quindi le cose che non vloggo, magari qualche contenuto ve lo faccio vedere lì. Allora, io e il Camera Dad come primo abbiamo preso questi tagliolini che mi pare che si chiamino Garibaldi, però non mi ricordo più perché abbiamo dovuto scegliere velocemente perché è arrivata la signorina a prendere il menù che noi non avevamo ancora scelto. E allora, c'è, cioè, di sicuro i tagliolini sono sicuramente fatti in casa, pasta all'uovo e c'è dentro del pomodoro, mi sembra aglio, olio, peperoncino, pomodoro e non mi ricordo più che cos'altro. E adesso vediamo che cosa portano per mia mamma. E invece per mia mamma sono arrivati questi bei raviolini, burro, salvia e formaggio, wow, bellissimi e sicuramente buonissimi. Oggi arrivano delle portate a rate, allora, non c'è il nostro cameriere al giorno libero, vabbè, non è colpa sua. Comunque i miei hanno preso questa carne che si chiama carne a portafoglio, infatti sono delle bistecche ripiegate e dentro c'è un ripieno di prosciutto e formaggio, sono tipo cordon bleu ma non sono impanati, insomma, e il contorno è di patatine e carotine al burro. E adesso vediamo che cosa mi portano per me. Io mi sono fatta fare una bistecchina ai ferri, sottile, e ho sempre anch'io contorno di patatine fritte e carotine. Mi sono fatta portare anche un po' di limone per la bistecca. Stasera come dessert c'è questa bellissima torta al cioccolato e pere cioccolato. Abbiamo anche un po' di panna e una decorazione di crema e l'abbiamo presa tutti e tre. Quindi torta per tre. Chiudiamo in bellezza la cena, wow! Tutto ci vuole tutto, ma con moderazione. Se bevi poco, bevi bene. Se bevi troppo, ti ubriachi. Se fumi troppo, ti stoni. E se ti innamori troppo ti ferisci. D'accordo. Però innamoratevi pure. Innamorarsi fa bene. E odiare che non fa bene. Una canzone per voi, sentite.